Il fuori è tutto nero. Sono tutti morti. Non ci sono i grandi, i piccoli o gli animali. Dio ha ucciso tutto, buttando sul mondo la rossa. Nel fuori girano i giganti di uccelli che divorano chiunque. Escono dalle montagne e con un passo arrivano fino al mare. Siamo vivi perché il bosco ci protegge. Virus, la pandemia è un pretesto per eliminare dalla scena gli adulti e raccontare un mondo di bambini orfani, lasciati a loro stessi. Importante in questo quadro è capire che tipo di eredità si trovano tra le mani e quindi quali sono gli insegnamenti, quali sono le coordinate che hanno lasciato loro gli adulti. Quindi questo è un tema importante, no, nella serie, che richiama molto alla responsabilità che noi adulti abbiamo nei confronti dei nostri figli. Giulia, tra l'altro, tu sei uno dei protagonisti della storia, no? Dico una perché questa è anche una serie un po' corale, no? Ci sono tanti personaggi che devono barcamenarsi per sopravvivere. Tu, ritrovandoti in una situazione del genere, no? Come te la saresti riuscita a cavare? Sarebbe stato un impegno assurdo avere sulle spalle la responsabilità di un fratellino pazzo e sfrenato come Astor. Sicuramente non avrei avuto il coraggio che ha avuto Anna di affrontare le svariate situazioni che le si sono presentate davanti, che comunque tramite il suo coraggio le si sono andate a presentare, perché fossi stata io mi sarei mantenuta nel mio podere, aspettare che succedesse qualcosa, ma non mi sarei spinta oltre come ha fatto lei. Certo, comunque in un mondo del genere potrebbe succedere la qualunque e non potrei dire ora, adesso, come agirei, perché in quel momento non ha idee, agisci e basta. Assolutamente, ti capisco. Senti, Elena, te avevi già lavorato con Ammaniti, no? Nella serie Il Miracolo, sì, di qualche anno fa. Allora, come l'hai ritrovato? Cioè, l'hai trovato più regista rispetto all'ultima volta? L'ho ritrovato sereno come l'ultima volta, il che era piuttosto di per sé, insomma, una cosa significativa, visto che questa volta aveva sulle spalle tutta la regia della serie e di una serie che dal punto di vista registico io credo sia anche più complessa, molto, insomma, ha girato con centinaia di bambini in contesti difficili, quindi insomma l'ho trovato certamente più, insomma, sempre solido nonostante il peso maggiore sulle spalle.